Siamo con il sindaco di Canicattì. Ecco, sindaco, Canicattì sarà uno dei comuni che in primavera andrà al voto. Lei, dopo 5 anni, che tipo di esperienza, diciamo, ha fatto e se si intende ripetere questa sua candidatura e chiedere quindi il consenso dei cittadini se lei ha fatto bene o meno? Sono stati 5 anni estremamente difficili, non mi riferisco soltanto all'ultimo periodo che è attraversato da questa pandemia, la cui gestione ha creato enormi difficoltà, ma sono stati difficili ma nello stesso tempo entusiasmanti, perché abbiamo gestire una comunità difficile come Canicattì ci ha riempito di orgoglio, ma anche in alcuni casi anche qualche delusione. L'appuntamento elettorale credo che sia un appuntamento importante, soprattutto per chi ha amministrato la propria comunità e dovrà necessariamente sottoporsi al giudizio degli elettori. Noi agli elettori porteremo il risultato di quello che siamo riusciti a fare e di quello che in alcuni casi purtroppo non è stato possibile fare, ma è giusto porsi al giudizio dell'elettore e sarà giustamente l'elettore poi a decidere. Ecco, uno dei punti più critici della sua candidatura è stato sicuramente quello dei rifiuti, un campo particolarmente, insomma, accidentato, che l'ha vista spesso magari essere protagonista di situazioni un po' particolari. Sì, il tema dei rifiuti è un tema, insieme a quello dell'acqua, è uno dei temi più caldi cui si sottopone chi governa una città. Abbiamo assunto una decisione importante a Canicattì, quello di far partire la raccolta differenziata, quindi entrare nella nuova fase, che è quello di una rivoluzione culturale per le nostre abitudini. E non nascondo che i primi mesi, il primo anno è stato estremamente, estremamente difficile, ma i risultati sono già visibili, la città è molto più pulita rispetto a prima, la percentuale della raccolta differenziata si è incrementata di gran lunga e problemi di rifiuti per le strade fortunatamente non se ne riscontrano più. Ha in mente una candidatura solitaria o in coalizione, magari un po' emulando quanto c'è a Roma con i grillini? Tutto è in fase di continua evoluzione, nei prossimi giorni, nelle prossime settimane si inizierà a discutere, si inizierà a valutare proposte e naturalmente eventuali coalizioni.